Buongiorno e bentrovati dalla redazione di TVL con questo nostro nuovo appuntamento con l'edicola del TG60, un'occasione per cominciare la giornata insieme nel segno delle notizie, sfogliando i quotidiani usciti questa mattina nelle edicole attraverso i servizi realizzati dalla nostra redazione, notizie in tempo reale e anche dando una sbirciata alle principali testate online nazionali per conoscere notizie in tempo reale e come vengono affrontate dai colleghi dei quotidiani nazionali. Quest'oggi, giovedì 12 maggio, pur essendo una giornata infrasettimanale, apriamo nel segno dello sport perché ieri si è giocata gara 3 dei playoff di basket tra Giorgio Desi Group ed Avellino per i Lupi, terza vittoria 92-90 il risultato finale, e dunque Pistoia esce ma a testa alta da questi playoff, soprattutto per questa gara casalinga davvero importante per i ragazzi di Esposito e per un campionato davvero ad altissimo livello. Iniziamo con il Tirreno per vedere come la notizia è presentata. Basket di Serie A, i rimpianti di Pistoia, sconfitta all'overtime, playoff finiti per la Tesi Group, Avellino vince anche gara 3, questa è la notizia, e il commento di Esposito con il quale, diciamo così, iniziamo: niente da rimproverare ai miei, Esposito, questo campionato deve essere un punto di partenza, possiamo crescere. Queste alcune delle dichiarazioni dell'allenatore biancorosso, ma prima di vedere anche altri commenti, vediamo subito il servizio che abbiamo realizzato sul match di ieri sera. La stagione della Giorgio Tesi Group straordinaria termina qui, termina in gara 3 dei quarti di finale playoff, termina in bellezza, se così si può dire, per una sconfitta 92-90 dopo un tempo supplementare contro Avellino, una delle squadre sicuramente più forti dell'intero campionato, e lo ha dimostrato dalla seconda parte del torneo in poi. Tempo supplementare deciso da un canestro del miglior giocatore di tutta la Serie A, premiato pochi giorni fa, Nannali, con canestro all'ultimo secondo, giocatore che però stasera era stato ben guardato dalla formazione biancorossa, che lo ha limitato. Il giocatore ha giocato sottotono soprattutto per 25-28 minuti, poi si è un pochino svegliato, ha realizzato qualche punto importante e soprattutto il canestro della staffa. Bene, veramente bene, tutti i giocatori allenati da Vincenzo Esposito, che a fine partita qui in conferenza stampa ha voluto ringraziare tutti, dalla società ai tifosi, ai giocatori ovviamente in primis, al suo gruppo, lo staff tecnico, anche ai giornalisti, insomma a tutti quelli che hanno seguito la squadra quest'anno, perché è stata una stagione veramente straordinaria. Facciamo anche un piccolo bilancio: salvezza anticipata ormai ottenuta praticamente al termine del girone d'andata, sesto posto in regular season con 32 punti, quindi 16 vittorie, la qualificazione storica alle Final Eight di Coppa Italia, insomma un anno da ricordare, un anno storico, un anno che termina, se vogliamo, visto che doveva terminare, nel miglior modo possibile, perché con una straordinaria partita 92-90 passa Avellino, gli applausi li prende e tanti la Giorgio Tesi Group. La linea torna a Pistoia. Questo era il servizio che abbiamo realizzato proprio a caldo ieri sera, subito dopo la partita. Naturalmente torneremo ad occuparci nei nostri spazi dedicati allo sport e proseguiamo proprio nel segno della palla a spicchi, andando a vedere attraverso le pagine della Nazione anche alcuni commenti, alcune dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo la partita. Ma intanto iniziamo dal titolo: col cuore fino all'ultimo secondo, addio ai sogni playoff, emozioni a non finire, ovazione per la squadra. Con Avellino finisce 92-90 all'overtime, la Sidica passa alle semifinali, ma Pistoia emoziona. E ci sono anche le pagelle e i commenti della Nazione a firma di Maurizio Innocenti: dai giocatori al coach, passando per lo staff, il 10 se lo meritano davvero tutti. Questo è il
commento sulla la prestazione dei biancorossi. E parla il coach, lo ha accennato il nostro collega Tintori, grazie al gruppo se resto un altro anno di contratto. Questa la dichiarazione portata nel titolo dell'articolo di Vincenzo Esposito. Vi dico cosa ho detto ai ragazzi, ha esordito l'allenatore entrando in sala stampa ieri sera: questo campionato terminato stasera è stato incredibile, deve essere un punto di partenza per consentire loro di credere nelle potenzialità che ognuno ha e continuare a migliorare, ha detto. I 32 punti, il sesto posto, le final 8, i playoff non ce li ha regalati nessuno, ha detto. Ed a proposito del prossimo anno, un addio alla città, tutt'altro a sentire il diavolo, ancora un anno di contratto con il Pistoia Basket, è ovvio che devo cercare di lavorare nella situazione tecnico-economica migliore possibile, quest'anno per me è stato il top. Nei prossimi giorni resterò ancora a Pistoia per motivi familiari, adesso stacchiamo per qualche giorno e poi ripartirò a lavorare con i ragazzi. Il futuro, arriverà il momento di pensare anche a quello, ha detto. Ed a proposito, tra le varie voci, quelle di Knowles, un'altra stagione a Pistoia, mai dire mai, ha detto. Qui le persone si vogliono davvero bene sportivamente, l'anno migliore della mia vita. E questo le parole di Preston Knowles, che davvero al di là dei risultati devono rendere orgogliosi la società biancorossa, insomma, se un proprio giocatore parla in questi termini a bilancio di una stagione così importante per la formazione guidata da coach Esposito. Vediamo alla cronaca invece, sfogliamo insieme la prima pagina locale. Per quelle nazionali, come detto, ci riserviamo con le testate online. Andiamo in montagna con un'inchiesta che coinvolge il comune di Abetone. A Abetone, due dipendenti accusati di furto e truffa, controlli sull'orario di lavoro, i furbetti in comune, questo il titolo. Mentre in taglio basso, due le sole le notizie, un po' inusuale, in prima pagina, scompare un noto commercialista, la sorella ha dato l'allarme per prima sul profilo Facebook, Luca Ciampi non è stato più visto da martedì, appello dei familiari. Queste le notizie in prima pagina. Dicevamo la situazione ad Abetone, sono due dipendenti, sono nei guai, sono accusati di furto, truffa e peculato. Ai due operai, leggiamo dall'articolo firmato da Davide Costa e Elisa Valentini, ai due operai sarebbe contestato il fatto di essere tornati a casa dopo aver timbrato il cartellino, di aver utilizzato per fini personali alcuni beni comunali, si parlerebbe di un rottame di lavatrice, di alcune piante usate come siepe spostate da un'isola ecologica alla casa di uno dei due operai, del furto di alcune tanniche di gasolio da mezzi del comune di Abetone. Ha parlato anche il sindaco Danti, siamo rimasti molto male per l'accaduto, commenta, staremo a vedere gli sviluppi e è comunque giusto che la giustizia faccia il suo corso. In taglio basso una vicenda davvero inusuale che riguarda un giovane studente, 14 anni, di nazionalità rumena, ma residente in Italia, con la sua famiglia in regola, con tutte quante le carte, i permessi di soggiorno, doveva andare in gita scolastica. Ebbene, per, diciamo così, quella che è la burocrazia del nostro paese, pensate, per poterlo fare ha dovuto fare ricorso ad un notaio per una firma e quindi pagare il professionista per questa sua prestazione, in quanto a livello normativo non poteva recarsi all'estero da solo in quanto minorenne e di nazionalità rumena. Addirittura si è dovuto fare ricorso, gli insegnanti hanno dovuto fare ricorso al consolato rumeno per capire come potersi muovere in questa curiosa vicenda. Per fortuna, insomma, per lui la possibilità di recarsi in gita, quindi vivere questa esperienza insieme ai compagni, sarebbe stato davvero brutto che fosse accaduto in questi termini. Comunque una questione aperta in una società che sta cambiando, la nostra, con sempre più persone d'origine straniera, è sicuramente uno di quei tasselli normativi su cui mettere mano.
commercialista sparisce è un mistero, la sorella ho paura per che stia male. Luca Ciampi, 53 anni, è stato visto martedì mattina per l'ultima volta. Parla anche un testimone, una vicina dello studio del professionista a Pistoia, ha raccontato di averlo visto uscire martedì mattina intorno alle 8. C'è anche un'operazione, è stato tracciato un suo movimento, un'operazione in banca. Da quel momento è irraggiungibile, anche il telefono non risponde, c'era stato dei controlli medici per lui in ospedale, ma tutto era andato per il meglio. Questa è la situazione, naturalmente le richieste e le ricerche sono tuttora in corso, rinnoviamo anche noi, l'abbiamo fatto anche ieri sera, chiunque ne avesse notizia a contattare le autorità. E sul fronte delle inchieste, dei processi, asilo al gatto parlante sotto indagine, tutti prosciolti gli ex dirigenti dell'ARCI, il GUP respinge le richieste di rinvio a giudizio, il fatto non sussiste. In pratica l'accusa è che l'asilo non aveva i requisiti per accedere a dei finanziamenti della regione, hanno parlato anche i dirigenti, abbiamo sempre lavorato con la massima trasparenza. Sul fronte dei servizi, nuove chiusure, addio alle poste alla banca, non ci sono più servizi, è quello che succede a Candeglia, dove chiude anche lo sportello della Caripit. Questi problemi sul fronte delle frazioni, purtroppo problemi non nuovi. Ieri lanciata a Firenze un'iniziativa davvero interessante, secondo anno per il progetto T, ovvero Treno e Transappenninica, ovvero la ferrovia per Porrettana, al prossimo anno, cioè già dal 2016, al via tante iniziative nel segno della valorizzazione di questa storica tratta ferroviaria in legame con il teatro. Per il 2017, anno in cui Pistoia sarà capitale della cultura, si preannunciano anche interessanti iniziative, come pensate un treno che diventa teatro. Sarà un progetto sperimentale che partirà proprio nel 2017 e poi, se tutto funzionerà per il meglio, potrebbe anche essere, tra virgolette, esportato al resto del paese e quindi andare così in viaggio, ritornando un po' a quelle che sono le origini del vagone che poi verrà trasformato. Andiamo nella Piana per la notizia di un'ennesima discarica abusiva, scoperta un'altra discarica, a Catena ci sono rifiuti pericolosi, c'è la denuncia della Lega in via Bavigliano, Eternit e una bombola, ne parla Giancarlo Nucci, segretario della sezione Quarratina della Lega, ci sono estintori, copertoni, lavandini, frigoriferi, televisori, addirittura un relitto di uno scooter. Questa la situazione, pensare che soltanto pochi mesi fa proprio a Quarrata si è aperta una nuova isola ecologica proprio per conferire rifiuti ingombranti, e dunque una situazione che appare paradossale. Restando un po' nella Piana, c'è una notizia che interessa il comune di Montale, perché la vicenda di un privato, Alessandro Meoni, che si è dichiarato fedele del rito antico romano, che si è costruito una chiesa in casa e per la messa col rito antico. La cappella è stata inaugurata da un centinaio di persone, lui sono un vero fedele. In pratica è stata officiata questa messa della congregazione lefevriana, e dunque si apre questa realtà sul nostro territorio a Montale, ne rende conto la Nazione in un articolo firmato da Giacomo Bini. Sempre sul fronte della cronaca ci spostiamo in Val di Nievole, dove c'è stato, l'abbiamo detto anche noi ieri nei nostri telegiornali, un altro fatto di cronaca, un accoltellamento dopo una lite, bene, si è costituito l'accoltellatore, soccorso un operaio con varie ferite. Poi si parla anche di un altro fatto di cronaca, con un inseguimento e botte in centro a Montecatini, un nigeriano è stato denunciato. La persona ritenuta responsabile dell'accoltellamento avvenuto a Montecatini si è presentato al commissariato di polizia con il proprio legale. Questo l'episodio di cronaca sarebbe maturato dopo un litigio. E a Montecatini si torna a parlare della situazione delle terme sulla Nazione, tagli agli stipendi dei funzionari. Slitta ancora l'incontro in regione, sindacati sempre in allarmi, la palazzina consulenti non più in vendita, ci si domanda.
Veniamo al Tirreno e come il quotidiano nella sua edizione di Prato, Pistoia e Montecatini apre questa apre nella sua prima pagina, in taglio alto naturalmente si fa riferimento alle notizie che vengono dalla vicina provincia di Prato e con di parola del governatore della Toscana Enrico Rossi sull'inchiesta che ha visto coinvolti, che ha riguardato il settore del vino con persone stranieri. Sono stati presi per fare per lavorare in alcuni vigneti, non basta punire i caporali, ha detto il presidente della regione. La notizia a cui è dedicato il titolo più grande della prima pagina: pignoramento ad un disabile, Agliana paralizzato dopo la rapina, rischia di perdere il pulmino con il quale si muove, e la vicenda, purtroppo l'ultima evoluzione della vicenda che coinvolge Gian Michele Gangale, l'abbiamo parlato anche noi in questi anni, vittima di una tremenda rapina, è rimasto paralizzato su di una sedia a rotelle, questo è l'ultimo fatto che l'ha visto coinvolto, ne parla il Tirreno, al di là delle notizie di nazionali, l'Unione Civile che hanno ricevuto il sì alla Camera, la fotografia che campeggia in prima è naturalmente dedicata al momento alla Giorgio Tesi Group con il sogno che svanisce, titola il giornale. Pistoia sconfitte supplementari, passa la Siligas, Avellino di spalla, la cronaca a Montecatini, i due fatti che abbiamo appena letto, ovvero l'inseguimento di un ladro in bicicletta dopo un furto, il rapinatore è stato denunciato, mentre la vicenda dell'accoltellamento avvenuto a Buggiano con la persona che si è consegnata in commissariato. In taglio basso invece si torna alla cronaca pratese con un fatto davvero inusuale: curava i denti su sedili di auto, scovato un falso dentista, riceveva i pazienti in un appartamento, è quello che è avvenuto a Prato, il finto dentista è stato scoperto. Veniamo dunque alle pagine interne, velocemente sfogliamole, e dunque c'è la vicenda di Gian Michele Gangale come prima notizia, che rischia il pignoramento, Equitalia potrebbe portargli via il furgone speciale che usa per spostarsi, ma lo Stato finora non lo ha mai risarcito, questa la vicenda dunque che ha visto coinvolto l'uomo vittima nel gennaio del 2013 di una brutale rapina in casa nella quale è rimasto gravemente ferito. Tutto quanto nasce da Equitalia, che ha dato vita a delle procedure esecutive a suo carico per mancati pagamenti al fisco, e dunque da qui scatta il pignoramento, che però per Gangale è essenziale per muoversi, avere una vita più normale possibile, almeno poter essere autonomo nei propri spostamenti, e dunque nella voglia di ritagliarsi spazi di normalità nonostante la grave situazione in cui si trova. Polemica in comune, abbiamo parlato anche noi ieri sera su Pistoia Capitale della Cultura, parla il gruppo Pistoia Domani. Pistoia Capitale, servono trasparenza e partecipazione, è quello che il gruppo di opposizione chiede all'amministrazione di Palazzo Di Giano, è una grande partita per la città e il sindaco non ci coinvolge, il comitato deve dotarsi di uno statuto. Questa è la richiesta, mancano davvero ormai pochi mesi a questo importante appuntamento per la città. E apparsa su internet, riportata dal quotidiano Il Tirreno, una lettera aperta alla diocesi di Pistoia di fedeli omosessuali e transgender che si ritrovano nella parrocchia pistoiese di Vico Faro e chiedono una pastorale anche per i gay, questa la lettera riportata, questo è uno dei punti centrali della lettera riportata sul quotidiano Il Tirreno. In Val di Nievole c'è un'iniziativa importante, lodevole, speriamo in qualche modo possa essere a portare i suoi frutti sul fronte della sicurezza che si percepisce a Montecatini. I carabinieri in congedo scendono in strada, un supporto alla sicurezza come osservatori, si precisa, si comincia dal mercato e dalla stazione, due delle zone più sensibili sul fronte soprattutto della piccola criminalità, per loro una sede alla palazzina dei consulenti, mentre la Val di Nievole e Montecatini
piange, lo riporta in taglio basso della prima pagina dedicata a Montecatini, l'ex maestra elementare, a Stefania Vezzosi. La cerimonia funebre alle 3 di oggi a Santa Maria Assunta, cordoglio a Montecatini, mentre a Larciano si è detto addio a Giacomo Pasqui, addio ad una persona brava ed onesta, è il titolo che fa riferimento ad uno striscione, ciao Giacomo, lo vediamo qui nella fotografia, persona brava ed onesta, che è stato esposto in occasione dell'ultimo saluto a Pasqui, queste parole scritte sullo striscione davanti alla chiesa di Castelmartini per salutarlo, e quindi questo è uno dei gesti per dirgli addio e mantenerne viva la memoria. Vediamo velocemente a dare un'occhiata alle notizie di carattere nazionale, sfogliamo insieme le pagine, innanzitutto cominciamo da Repubblica per vedere come la prima notizia è quella relativa alle unioni civili, sono legge, storico sì alla Camera, parla Renzi, perderò voti, ora era una lotta giusta, ha detto il Presidente del Consiglio. Sempre su questo tema, naturalmente ci sono le prese di posizione soddisfatte delle associazioni LGBT e del Partito Democratico, coloro che hanno votato questo provvedimento, non mancano le critiche, ne rende conto in particolare Avvenire, Unioni Civili, ambiguità e svarioni, quali sono i punti nodali che diciamo così, non sarebbero buoni, restano le violazioni della Costituzione, del Codice Civile, quello penale, le incoerenze giuridiche, trascurando quelle procedurali relative ai regolamenti del Senato e Camera. Queste sono le evidenze definite più macroscopiche del provvedimento, sottolineate dal quotidiano Avvenire. Naturalmente spazio agli Unioni Civili anche agli altri quotidiani, anche se in questo momento la prima pagina la sta occupando l'inchiesta di Parma con il sindaco Pizzarotti indagato per abuso di ufficio, lui dichiara vado avanti, questo è il titolo del Corriere della Sera, mentre tra le notizie più tragiche di queste ultime ore è la vicenda del Mantovano, la scoperta del cadavere di un bambino, Yashan era scomparso da mercoledì, 6 anni, di origine indiana, era sparito da un parco giochi vicino ad una scuola, probabilmente è stato trascinato dall'acqua, lo hanno cercato centinaia di volontari per tutta la notte, questa purtroppo la notizia tragica che riguarda questo bambino, come detto la situazione di Parma torna anche sugli altri quotidiani, mentre la Stampa accanto al primo titolo, come detto, che sta prendendo piede in questi ultimi minuti sull'inchiesta di Parma, si affrontano anche altri temi, in particolare sul fronte degli esteri, in Brasile, in piazza e alla TV per seguire la maratona sull'impeachment del presidente Youssef. Alle 17 ore di dibattito in auto a Maula, ma la maggioranza dei senatori ha dichiarato che voterà contro la presidente brasiliana. Queste le ultime notizie sul fronte della cronaca, non ci sono aggiornamenti che arrivano dalla nostra redazione, dunque con questo è tutto per questa mattina, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che l'informazione torna su TVL come di consueto alle 14:20 per una nuova edizione del TG60, grazie e buon proseguimento di giornata.